Questa è stata una dura sconfitta per le ragazze della sua squadra, soprattutto perché finora avevano perso solo due partite in tutto il campionato. Una partita molto comunque difficile, siamo partiti benissimo, poi a un certo punto abbiamo mollato completamente. Sapevamo che era una partita complicata, soprattutto venire qua in casa vostra con un pubblico così colorito era un po' difficile. E abbiamo fatto due set perfetti, poi sono usciti fuori comunque i valori della squadra avversaria e non siamo stati in grado di uscire da queste situazioni. Quali sono i punti su cui cercherete di lavorare di più in vista delle prossime partite? Sicuramente dobbiamo acquisire più sicurezze in ricezione e nella costruzione comunque del gioco, ma principalmente direi di costruire più sicurezze per questa squadra che a un certo punto ha mollato sulle prime difficoltà. Questa volta torniamo a casa con il sorriso sulle labbra, dopo due set che sembravano quasi dare per vinta la partita, invece le ragazze sono riuscite a rimontare alla grande. Oggi abbiamo giocato con la seconda del girone, quindi era una partita complicata e lo sapevamo. Noi durante la pausa abbiamo anche deciso di un attimino cambiare progetto, cioè nel senso che di affidarci alle più giovani per farle crescere, visto che siamo in una zona di tranquillità e vogliamo rimanere in categoria. È stata una grande partita, le ragazze sono state eccezionali, ci hanno messo il cuore e hanno fatto quello che facciamo in allenamento. E l'emblema è il terzo set, vincerlo a 11 è una goduria pazzesca. Quali sono gli obiettivi quindi per questo proseguo del campionato? Allora, noi sicuramente vogliamo cercare di vincere quante più partite possibile. Sarà difficile nel girone, però il primo obiettivo è la salvezza. E siamo lì, ci mancano 6 punti per una salvezza teorica e matematica anche. Poi dopo tutto quello che viene è buono, poi se le vediamo giocare così va bene.